Ed eccoci rientrati per l'ultimo match di questo Play Day 12 dell'Italian Rocket Championship, sponsored by Erection Vigorsol, il match che vedrà contro i Cagliari Calcio e gli Sport Empire. I roster Cagliari Calcio con a disposizione Alex 19, Wesley Sicherino e Yas Esport Empire con Alerano, Carca, Taz, Raiden e Raiden. Match di chiusura interessante. Adesso veniamo da un match che ci ha veramente spettinato, quello di tra Wibidu e No Fear, veramente un match allucinante. Dunque, Cagliari Calcio Sport Empire. Altro ci sono cose da dire, Laru, su questo match? Sì, sì. E partirei dalle Pantere, i ragazzi Pantere di Cagliari. Pantere di Cagliari. Sì, perché si stanno spegnendo decisamente. Nel girone di ritorno, finora adesso, hanno totalizzato solamente 2 punti. E tra l'altro contro HG, che ne parlavamo prima, erano coloro che ne avevano totalizzato solo uno in questo girone di ritorno. Quindi capisci che sono pochi, sono effettivamente pochi. Anche perché ci avevano abituato a lottare fino all'ultimo game contro praticamente chiunque e portarsi a casa sempre un punticino. Quindi vedere questa situazione in cui non riescono più a fare punti è strano, è sintomo che qualcosa effettivamente non sta funzionando. Però non si tratta effettivamente solo dei punti in sé per sé, ma anche le prestazioni ultimamente sono abbastanza deludenti. La scorsa giornata Wesley e Alex 19 secondo me totalmente assenti, in due messi assieme in un'intera serie hanno fatto 0 gol, 0 assist, 7 parate e solo 7 tiri in porta. È veramente veramente troppo troppo poco per i tipi di giocatori che conosciamo e per quello che ci hanno fatto vedere durante tutta questa season. Decisamente meglio però Sicherino, che è stato secondo me l'unico a non subire questo calo. Per esempio lui da solo nella scorsa serie ha fatto 11 tiri in porta, cioè capisci che ne ha fatti lui da solo molti di più che i suoi due compagni messi insieme. Quindi qualcosa effettivamente non sta più funzionando, un calo probabilmente di prestazione anche dovuto magari, come dicevamo prima, a una competizione che è lunga, team che magari hanno tra virgolette meno esperienza a lungo andare, non reggono tutti questi sforzi e quindi iniziano a perdere la loro lucidità, iniziano ad avere qualche brutta prestazione e di conseguenza i punti non arrivano più. Ed è Cagliari, un peccato perché Cagliari sono soliti. Ottavano. Non è la prima volta Cagliari che ha questi blackout lungo la season. Parlavamo prima tipo della season scorsa che hanno sgambettato i Navi e poi alla fine hanno persero 2-3 match di fila, cioè non sono nuovi a questi momenti di così di luce che si spegne. Iniziano spesso molto molto bene le season per poi andare a finire diciamo spegnendosi effettivamente. La cosa diciamo che è un po' rogde, perché fino a qualche giornata fa erano quarti, cioè potevano tranquillamente o meglio, erano lì a giocarsela per un eventuale top 4. Che poi, per carità, diciamocelo, per il roster che hanno presentato rispetto ad altri nomi che ci sono nel campionato, vederli lì quarti era un bellissimo sogno. Meritato, perché le prestazioni, ripetiamolo, erano buone e i punti arrivavano. Adesso non è che non siano più lì. C'è stato un calo, sono a 15 punti momentaneamente e tra l'altro andando a vincere oggi prendendo 3 punti andrebbero di nuovo a riportarsi in quarta posizione, no, però secondo me quello che devono trovare in questo momento è proprio ritrovare la prestazione. Vedermi anche Wesley totalmente spento come la giornata, come la scorsa giornata, è una cosa che non mi va giù. Alex 19 un po' mi aveva abituato a qualche calo e lo posso capire. Wesley l'avevo sempre visto molto bene, è stata probabilmente l'unica partita o la partita più brutta sicuramente di Wesley la scorsa giornata, quindi voglio vedere una risposta da parte di Cagliari e in questo momento, perché sarebbe il momento giusto per ritornare a lottare per una un playoff, una top 4 che sarebbe veramente un sogno. Esport Empire dall'altra parte anche loro in parabola un po' discendente
anche, cioè, sì, bravo. Tra l'altro la situazione è simile a livello di prestazione, perché anche loro girano d'andata incredibile, prestazioni incredibili, punti arrivavano, poi è iniziato a spegnersi qualcosa dal girone di ritorno in poi, è iniziato a spegnersi. Ed è strano perché a livello di nomi, a livello di roster, il team è buono. Da quando abbiamo sentito quella dichiarazione da parte di Taz in intervista, che diceva che voleva portare il suo stile di gioco ad essere ancora più veloce e aggressivo, secondo me da lì si è rovinato qualcosa. E da lì infatti io ho continuato a dire, fin troppo, non c'è bisogno di andare così veloci, perché se poi i tuoi compagni di squadra non vanno a quella velocità, o se i tocchi diventano brutti per andare così veloce, non stai guadagnando, stai perdendo. Quello che dicevamo prima, talvolta a voler cercare di far troppo rischi di spezzare degli equilibri importanti. Sì, poi intervistando anche Alerano la scorsa giornata, ci è stato detto che le ore di gioco effettivamente che stanno avendo insieme durante la settimana sono veramente poche. E si vede questo sul campo, perché le prestazioni sono notevolmente calate e adesso rischiano. Cioè, noi troviamo in questo momento eSports Empire ancora in top 4, o meglio, quarta posizione, 17 punti, solo per i punti che hanno fatto nel girone di andata. Solo ed esclusivamente. Stanno vivendo un po' di rendita. Cioè, anche qui, se faccio il giochino di cancellare il girone di ritorno, gli eSports Empire in questo momento sarebbero sesti in classifica con 4 punti, e sotto di loro ci sarebbero solo Cyberground e HG. Sì, dici cancellare il girone d'andata, cioè tenerci solo il girone di ritorno? Sì, sarebbe un girone di ritorno disastroso, sì, completamente sì, disastroso. Stanno, come dici tu, vivendo di rendita dallo splendido girone che hanno fatto l'andata. Un po' se andiamo a paragonare l'inverso di Replay Totem, no? Avevamo detto, hanno iniziato malissimo, adesso stanno iniziando a ingranare, a guadagnare punti, ma tutti i punti che hanno buttato via l'andata faranno la differenza alla fine. E Sports Empire in questo momento la differenza la stanno facendo proprio i punti che hanno preso all'inizio, perché senza di quelli sarebbero nel bar al contrario, con HG e Cyberground. Quindi la situazione non è per niente bella. Entrambi i team si trovano in una situazione proprio discendente a livello di prestazioni e di punti complessivamente. E questo game, questa serie, deve essere la serie di svolta, la serie di risposta. Perché con questo game, che è uno scontro diretto, ricordiamolo anche questo, potrebbero cambiare le sorti della stagione. È decisivo, mi sento di dire che è decisivo. E andiamo a vedere quali sono state le prediction, come la Caster Squad si è schierata per l'esito di questo match. Cagliari Calcio contro eSports Empire. La Caster Squad dice: urca, attenzione, crediamo tutti nell'impero. Ci rimango male, perché questa è un match in equilibrio. Cioè, ci rimango male, in senso lato ovviamente, voglio dire, non me l'aspettavo. Avrei detto un 4-2, un 3-3, e invece bah. Sì, effettivamente pensavo che Tana il punticino su Sky e lo mettesse, devo dire la verità, invece no. E allora andiamo a vedere se ci abbiamo preso tutti o se abbiamo tutti cannato. Malissimo, passando la linea a Kuma e Nick, che ci porteranno in questo ultimo match del Play Day 12 dell'Italia Rocket Championship. A voi la linea. Nick ha detto benissimo, secondo me, Laru. Questa è una partita decisiva per il proseguo della stagione di questi due team. Perché chi vince stasera non solo si prende un bel boost di punti, ma soprattutto si prende un bel boost all'ego confronto all'altra squadra, perché si stanno giocando entrambe l'ingresso ai playoff, quindi certamente stasera è decisiva. Sono lì a tallonarsi, a mordersi le caviglie. Comunque vada, chi vincerà questo match sicuramente finirà sopra all'altro, eccezione fatta per un 3-2 eventuale lato Cagliari, ma vedremo che cosa dirà la classifica, che cosa dirà questo match. I giocatori sono già pronti sul terreno di gioco, signore e signori, it's game time! Si parte in livrea blu il Cagliari Calcio, in livrea arancione eSports Empire. Wesley ad aggredire questa sfera, Alerano, ancora Wesley, la palla fa tutta la linea di porta ma nessuno a incocciare il tiro, e allora Sicherino
cerca Alex 19 e si invola su questa sfera con Allerano che gliela butta via, poi ancora Sicherino. Wesley lo attende lì al di sotto, la palla passa ma Carca allontana. Poi Alex 19. Lì Alex ha fatto un ripiegamento verso la sua sinistra che se avesse preso un buon reset Carca, oddio, sarebbe stato alquanto rischiosetto, eh. Eh sì, ma attenzione al tiro di Wesley. Diretto sulla porta, Allerano gli dice di no. Ripartono gli Esport Empire con Allerano, tiro morbido. Sicherino lo attendeva lì. Allontana proprio Sicherino. Carca lo ferma sul posto, ma arriva Wesley a dar man forte al compagno. Wesley si busta, poi va a contrasto con Taz. Quella che rimane lì allontanata da Allerano. Arriva Alex e cerca di creare qualcosa da solo fino in fondo. Carca gli dice di no. Poi questa palla che schizza dall'altra parte del campo, alla fine ne approfitta Allerano che allontana. È un peccato perché lì in quell'occasione, essendoci il bump sull'unico difensore in porta, occhio ad Alex, occhio ad Alex, no! Cercando di concludere l'azione, toglie il pallone dallo specchio. Clamoroso Alex. Troppo vuole, nulla stringe, ma occhio, Sicherino! Con le ruote! Mette la pezza all'errore di Alex. 1-0 per il Cagliari. Parlavamo tanto in tutta questa serata di peccato per questo double spizzato, sciabattato così, ma questa volta arriva Sicherino che riesce a metterci una pezza d'angolo zero e a sbloccare il risultato 1-0 per le Pantere Nere. Essi alla fine riescono a portarsi in vantaggio. Sarebbe stato, penso, un durissimo colpo non fossero riusciti a sistemare subito il mezzo pasticcio di Alex. Adesso però dall'1-0 si deve ripartire con gli Sport Empire che aggrediscono questa sfera. Allerano a cercare la porta, Sicherino a dirgli di no, Carca a tenere alta la tensione. Poi allontana Wesley, ma sta arrivando Taz che tocca dentro per Carca. Alex 19 si busta, può andare a difendere, infatti lo fa alla grande. Dall'altra parte Sicherino che cerca subito la back, Alex è già staccato, Taz lo anticipa l'ultimo secondo, poi allontana. Arrivando però Wesley, palla toccata da Allerano, rimane buona per Carca. Sicherino, Alex tocca in avanti, insegue la sfera. Allerano cerca di quasi baitarlo verso il corner, poi la palla passa, attenzione Allerano che lascia lì per Carca, la porta è aperta. Carca! Gli Sport Empire ritornano in parità, 1-1. Ed eccoli qua, hanno voluto anche qui troppo per i ragazzi del Cagliari. Un po' overestesi, Wesley viene superato, Allerano stoppa il pallone e Carca poi a rifinire. Facile, facile, un 1-1 che adesso riporta tutto in perfetto equilibrio. Adesso vediamo come reagiranno i Cagliari Calcio eSport dopo questo gol subito, anche qui praticamente con un errore. Sicherino. Peccato che si siano overestesi così tanto, anche perché stanno comunque giocando molto bene, un buon pressing, e secondo me se tengono bene i ritmi così non hanno bisogno di prendersi questi rischi inutili poi sull'1-0. Esatto, soprattutto quando sei in vantaggio. Qui Sicherino allontana la sfera, poi Wesley a demolire Allerano. Alex 19 allontana la sfera, supera Carca. Allerano troppo avanti, deve lasciare a Taz che tocca direttamente, poi Carca a demolire Wesley. Sta arrivando però Sicherino, anticipato. Attenzione a questa ripartenza di Sport Empire che vanno tutti verso il pallone, poi Carca! E Allerano non trova il tocco vincente, ma sono andati vicinissimi al gol del vantaggio. Wesley sta sudando freddo, ma è riuscito a piazzare un bellissimo intervento. E buona anche la giocata di Carca, che ha trasformato quasi un rischioso overcommit fra Taz e Allerano in un'occasione in cui guadagnare tempo. Adesso Wesley vince il primo contrasto, Taz prova a ributtarla dentro ma non c'è nessuno. Alex 19 costruisce qualcosa, la porta fino in fondo, fa toccare la palla alla back, ma Allerano spara via. Poi Wesley verso Alex, cerca un tocco dentro, Sicherino non ci ha creduto ed è tornato indietro in difesa. Allora ripartono adesso gli Sport Empire con Allerano sul pallone. Carca prova a inserirsi su quella sfera, lasciata lì a Taz che la ributta in mezzo. Sicherino, Alex 19 non colpisce. Allora Carca
ha il tempo di controllarla e saltare Wesley elegantemente, ma arriva l'ex 19, palla che spiove verso la porta, Lerano allontana, il tocco ad allontanare di Carca, Taz sul pallone, è andato praticamente solo a togliere il boost agli avversari. Gli ultimi 10 secondi, Wesley prova a costruire qualcosa, allunga questo pallone in avanti, dove sta arrivando Alex 19, la palla che spiove verso la porta, Carca la toglie dallo specchio, vediamo se costruiscono qualcosa con l'ultima azione. Non vogliono prendersi il rischio. Nessuno si prende il rischio, però attenzione perché Alex la butta dentro. Wesley, no! Alerano! Alerano salva tutto, sarà overtime sulla riga. Oh, Alerano dice di no e prova a mettere anche la pezza della vittoria. Alerano, arriva Alerano! 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 L'impero porta a casa, gara 1, in overtime. Alla fine è arrivata la pezza della vittoria. Alerano si trasforma in eroe dalla parata sulla linea di porta al gol decisivo in overtime. E gli Sport Empire ribaltano una partita che si stava mettendo male. Protagonista, Alerano. Assolutamente, protagonista MVP, gol, assist e 3 save. Soprattutto quel save, quello all'ultimo secondo. Quello che conta quanto un gol. Esatto, perché ha portato all'overtime, che poi gli Sport Empire si sono portati sapientemente a casa 1-0. E anche questa sfida, Nick, mi sa che ci darà da divertirci, eh? Mi sa che andrà per le lunghe pure questa. Allora, Cagliari, mi sono piaciuti molto, partiti molto molto bene. Sì. Forse nel voler strafare un po' troppo, si sono complicati la vita in certe occasioni. Per esempio, su un gol già confezionato, il tocco extra di Alex, o sull'overestensione a prenderne uno. Gli Sport Empire in crescendo, prima metà di partita, molto bene Carca. Mi è piaciuto tantissimo offensivamente, si è rivisto un po' il Carca delle origini. Alerano decisivo sulle due azioni finali. Taz ancora una volta un pochino ad arrancare, un pochino fatica a inserirsi. Sappiamo che può fare di più. Voglio vedere dei Cagliari che si prendono meno rischi, stanno tenendo un ritmo di gioco che può consentirgli di pazientare di più per crearsi le occasioni, e un Taz più in forma lato di Sport Empire. E siamo partiti per gara 2 tra Cagliari Calcio eSport e eSport Empire. Adesso palla che spiove nella zona di Taz e la alza senza fronzoli, poi Alex 19 risolve i problemi. Sicherino tocca verso la back, sta arrivando Wesley e vince il contrasto con Alerano, ma non riesce a creare qualcosa di pericoloso. Alerano però ha preso il boost, cerca un redirect direttamente sullo specchio di porta. Alex ha coperto bene, poi prova a ripartire. Carca lo ferma sul posto. Poi Wesley. Wesley a cercare addirittura il tiro, non ha trovato la palla per questione di centimetri. Poi arriva Sicherino! Arriva sempre Sicherino coi tempi giusti. 1-0 Cagliari. Prontissimo Sicherino, ma Alerano bullizzato prima da Alex, chiuso, e poi dal calcio di Wesley, e gli fa guadagnare un metro preziosissimo a Sicherino, che può quindi prendere la mira, prendersi il tiro, top corner, 1-0, vantaggio ancora per le Pantere Nere. Vediamo se questa volta riusciranno a mantenerlo con Sicherino che fa ripartire i suoi. Wesley non ha boost, può solo cercare un paio di finte che Taz gli legge prontamente. Poi Alex 19 tocca verso lo specchio, Alex 19 vince il dunk, ma non trova la porta. Sarebbe stato un gol meraviglioso, ecco. È un peccato, questa traversa a differenza di quella di prima è stata un po' di sfiga, non è stata ingordigia. Peccato per Alex, era una bellissima azione. Wesley difende lui, ma Alerano lo aggredisce, arriva Carca. Brivido per il Casteddu che poi riparte con Alex, cerca la palla dentro per Sicherino che era troppo capito. Avanti Sicherino forse voleva la bump play, infatti ha fatto quel passo di troppo e appena si è visto arrivare il pallone ha detto ok, questo mi finisce alle spalle con Ext, peccato. Occhio! Cerca il ground pinch, Alex 19 gli dice di no, poi cerca addirittura la giocata dall'altra parte. Sicherino sta arrivando, cerca di nuovo la palla pericolosa, Taz la allontana, ma c'è ancora Alex 19 a cercare Wesley. Wesley verso la porta, Alerano salva tutto. Poi anticipato Taz che cercava di mettere la zampata. Carca a cercare ancora il compagno, anticipato anche Taz. Attenzione a questa palla che sta dando verso la porta. Alla fine riescono a salvarsi gli Sport Empire e ricreare qualcosa con Carca.
Taz. Verso la porta Taz. Occhio al bumper. Portato via Alex, che poi la mette in porta. La mette nella sua porta. E Taz gioisce 1-1 per gli Sport Empire. Fantastica la giocata di Karka, perché ha dato quel tocchettino ad Alex 19, l'ha messo fuori posizione col muso del rivolto verso la sua porta. E lì di conseguenza il tocco non è riuscito a spostare la palla sul corner, ma bensì all'interno della sua porta. Ma occhio alla solo play! Alex 19! Qui l'abbiamo detto insieme, sembravamo i Power Rangers quando facevano l'unione. Alex 19, però è questo l'effetto che ci fa qui. Solo play, 2-1 Cagliari. E qui kick off goal seguito da un ottimo controllo, un buon flick laterale per imprimere forza e un angolo a superare l'ultimo difensore, e non è successo nulla, ancora vantaggio Cagliari. Esatto, sono riusciti subito a rifarsi, ma adesso c'è Karka, servito da Lerano, arriva Karka, rimette lui le cose in pari, 2-2. Buonissimo lo stacco di Alerano, buona anche la lettura di Taz a scendere, ha detto questa è rischiosa, siamo volati insieme ancora. Alerano poi a murare e Karka, che era già lì pronto, rassicurato anche dal ritorno di Taz, ad andare a mettere questa zampata. 2-2, che partita che stiamo vedendo. Adesso ancora attaccano i Sport Empire con Karka, palla allontanata da Alex. Taz deve recuperare in difesa, prova a controllare, pressato da Alex 19, la palla rimane lì, la raccoglie Alerano, e ha tutto il boost, cerca un massimo e... non lo trova, Karka però a dargli una mano, adesso arriva anche Taz, cerca un tocco morbido, Sicherino lo controlla senza problemi, poi salta Karka, Sicherino prova a saltare anche Alerano che gli sporca il pallone, può diventare pericoloso, allora Wesley non ci pensa due volte, allontana. Sì, Chierino in pressione, lo fa bene. Palla che spiove, dove arriva Wesley. Alex 19, tocco dentro. Sta arrivando Sicherino troppo basso, anticipato da Taz. Palla che spiove verso la porta. Wesley la controlla con calma, con grazia. Poi portata via da Karka. Taz, Alerano, Alerano a cercare la porta. Poi ancora in pressione su Sicherino, che però è imperturbabile. Riesce a salvare e a portare via la palla. Soffrendo tanta sicurezza dietro, ma non si può negare adesso il crescendo degli Sport Empire. Occhio però che adesso cercheranno il contropiede, ragazzi, del Cagliari, ma per ora momento positivo per l'impero. Vediamo adesso però come attacca questa palla Wesley sulla traversa, arriva Sicherino. Karka gli dice di no, che lettura di Karka. Rischiavano di complicarsi poi nuovamente la vita con quel mancato tocco, ma alla fine reggono e tengono botta i ragazzi imperiali. Adesso Alerano, la palla dentro, allontanata da Wesley, si fionda su questo pallone insieme a Sicherino. Karka il tocco, riesce a controllare, passaggio per Alerano che la lancia in avanti. Karka non ci può arrivare per carenza di boost, sarebbe stata un'azione fantastica. Anche perché lì c'è stata una mezza finta di corpo per baitare Alex al push. E avevano già fatto fuori uno e mezzo, perché la difesa era comunque in rientro. E c'era molto margine di manovra, peccato per la mancanza di boost. Adesso 20 secondi alla fine, la pressione degli Sport Empire con Karka che alza questo pallone. Lo cerca, lo trova, lo vuole. Alla fine Alex allontana, dove c'è Sicherino. Prova a controllare sulla side, 10 secondi. Sicherino fino in fondo. Sicherino sulla back. Palla allontanata, ma rimane lì. Alerano l'allontana, ma c'è Wesley che decide di non rischiare. Controlla il corner, poi la porta via da Alerano. E quindi over time di nuovo. Ancora una volta. Si parte subito aggressivi. Taz a demolire Wesley. Poi raccoglie anche il pallone. Vuole andare fino in fondo Taz. Toccato da Sicherino. Arriva Karka! 2-3! Gli Sports Empire di nuovo se la portano a casa in overtime. E qui invenzione di Taz che va in solo a costruire la giocata. Wesley e Alex entrambi girati. Solo Sicherino prova a contrastarlo, ma nulla può fare. Viene saltato, palla sulla back e Karka dice: ok, questo è compito mio, io sono il bomber, io sono il rifinitore. E va a segnare il gol del 3-2. E adesso gli Sport Empire vogliono concludere questa loro rinascita. E le Pantere Nere si fanno rimontare ancora una volta.
Importantissimo essersi portati sul 2-0 perché, come dicevamo prima della partita, anche adesso con eventuale reverse sweep del Cagliari non si farebbero sorpassare, anzi manterrebbero il loro slot della quarta posizione. Per il Cagliari questo secondo overtime perso potrebbe essere una botta, perché comunque gara 1 l'avevano giocata secondo me meglio degli avversari, non erano riusciti a portarla a casa. Questa l'hanno giocata più o meno alla pari, l'hanno comunque persa in un overtime che appunto sa di beffa perché è perso dopo 10 secondi, e adesso bisognerà vedere come reagiscono. Inizia a essere frustrante, diciamo che gara 1 è più grave come sconfitta perché a livello di gioco veramente sono stati tanta roba e sono stati puniti per errori singoli evitabilissimi. Questa gara 2 rischia di pesarti di più, forse come logoramento, perché arriva dopo un altro overtime in seguito a già un altro perso precedentemente, un po' come è successo anche prima ai No Fear, e di conseguenza ti ritrovi qua a doverti giocare un reverse sweep che sai che non ti porterà a un sorpasso. Rischia di pesare veramente tanto. Adesso gli Sport Empire, sull'entusiasmo, vogliono prendersi questo clean sweep. Game time, caro Kuma, gustiamoci il match. Si parte subito con Wesley prestato da Carca, demolito anzi da Carca. Taz che cerca subito lo specchio, l'ha portato via! L'ha portato via Carca! L'ha portato via! E Taz non ci ha pensato su due volte, la mette vicino al palo. 1-0 Sport Empire. Guardalo lì Carca, una demo, placcaggio sulla linea. Si chiama Javier, si è bruciato la fascia. Lo chiamo, mi ricorda Sanetti, lo chiamo il Pupi Carca adesso. Che galoppata Carca. Mi piace, Devastante. Devastante. Qui gli Sport Empire sono partiti subito cattivi. Questa partita la vogliono aggredire, la vogliono subito portare a casa. Wesley però non ci sta, dice di no, palla sulla back, Taz allontana, attenzione perché si è sganciato Alex, ancora palla pericolosa perché sta arrivando Sicherino all'Erano, era lì, era pronto, gli ha detto di no, poi il tocco di Alex, Wesley verso il corner, sta arrivando Sicherino, Wesley cerca di passargliela ma non riesce a colpire bene Sicherino, poi viene anche demolito, aggressività. Wesley, Carca lo ferma, via da Sicherino. Alerano anticipato, Sicherino cerca di andare fino in fondo, Taz utilissimo in queste situazioni. Poi Wesley aggredisce lui, palla dentro, Sicherino si fa anticipare ancora una volta da Taz, che adesso ha alzato il livello del suo gioco difensivo. Ancora Taz questa volta però si fa anticipare da Wesley, The Flying Dutchman la riapre, 1-1. Ed eccoci qua, ci risiamo ancora in equilibrio. Wesley che batte Taz sul posizionamento, che era in piena rotazione, diciamo AU, per cercare di prendersi il challenge. Aveva lasciato scorrere quel rimbalzo e gli è stato fatale, perché Wesley ha letto prima di tutti la situazione e arriva di scena in rete. 1-1, ci risiamo. Di nuovo parità tra queste due squadre, ma Wesley non ci sta, fa la sua doppietta, 2-1, Cagliari di nuovo in vantaggio. Ed eccolo qua, 1-2, pelo e contropelo, Wesley doppietta, si riprendono, Taz lascia una palla mid golosa per gli avversari, Alerano non riesce a chiudere e Wesley ancora una volta legge prima di tutti la situazione, 2-1. 2-1, si riportano in vantaggio i Cagliari che non ci stanno a farsi eliminare così dalla corsa al quarto posto. Allora Taz a contrasto con Alex che ha la meglio, poi Carca ad allontanare. Dove però c'è Wesley. Arriva la palla mid con Taz che cerca il compagno, che cerca di chiudere il triangolo con Alerano. La finta, Alerano fino in fondo, Alerano palo! Era una giocata clamorosa, poi Taz fermato da Alex. Il contropiede fermato da Alerano. Mamma mia, questi 10 secondi di Rocket League che cosa sono stati, Nick? Mi stavo già rassegnando al gol in contropiede, triste per non veder chiusa questa triangolazione bellissima, ma sbuca Alerano dalla botola e dice di no al gol del 3-1. Ma ragazzi, che cosa stavano costruendo gli Sport Empire? Che bello! E adesso palla che spiove, Alerano si butta sopra insieme a Taz, alla fine Carca, ma Wesley allontana. Sicherino ha tempo e spazio per aggredire questo pallone, se lo porta nel corner, Taz lo allontana. Eccolo Taz che cerca Carca al centro, Carca verso la porta,
Alex 19 copre bene. Poi arriva Lerano. Palla dentro ma non c'è nessuno. Sicherino a vuoto rischiando tanto. Arriva Wesley, la porta via Taz. C'è anche Carca verso lo specchio. Sicherino copre. Ancora Lerano, non mollano la pressione di Sport Empire. Wesley allontana dove c'è però Carca. E a boost per creare qualcosa. Cerca di combinare con Taz. Sicherino si fa demolire pur di fermare quell'azione. Carca. Aggredito Carca, spintonato Carca, maltrattato Carca. Comunque ne esce vincitore. Buonissimo il recover sulla back, perché venendo slanciato rischiava veramente di mettere una palla in mezzo, ma alla fine è riuscito a rimettersi sulle sue ruote e a non far precipitare la situazione. Eccolo qui Carca, palla dentro su cui si avventa Taz. Wesley lo ferma sul posto. Poi ancora Carca, cerca il pass verso Alerano, il doppio tocco invece su cui si avventa Taz, anticipato. Poi Wesley dentro, Alex non trova il pallone. Allora Alerano cerca direttamente di metterla dentro, allontanata da Sicherino. Un minuto ma gli Sport Empire non mollano. Carca, palla dentro, sta arrivando Taz, anticipato da Wesley. Attenzione al possibile contropiede delle Pantere Nere con Wesley che cerca Alex. Niente da fare, Carca gli dice di no. Può far partire lui adesso il contropiede. Niente, anche questa volta non c'è niente da fare perché Alerano non aveva boost. 43 secondi alla fine. Palla di Sicherino verso la porta. E mi ero perso Taz, infatti l'ho visto sbucare che ha fatto questo save. Cazzo, un pochino stava facendo tipo il compito roaming in campo, lo vedi a volte lanciarsi da primo, non trovare il pallone e poi ti risbuca dietro, insomma è un po' evanescente, diciamo così. Adesso intanto varie esplosioni in campo che creano tutto più interessante, con Carca che aggredisce Wesley, che però la allontana. Sicherino non è posizionato benissimo, Alerano lo brucia ma Alex ci mette una pezza, poi Taz. Sta arrivando Alerano che cerca di allungare questa sfera. 3 secondi, la allontana Sicherino, 2 secondi. Il tiro di Alex! La chiude così il Cagliari Calcio, 3-1. Sono vivi! Hanno detto ci siamo ancora. Non vogliamo rinunciare almeno all'aggancio. Cercano questo reverse sweep. Il primo match è andato in saccoccia. Ne mancano ancora due. Ne mancano ancora due per un possibile reverse sweep che sarebbe davvero importante per il Cagliari. C'è da dire, c'è da dargli merito, ci hanno creduto, perché gli Sport Empire Nick erano partiti cattivi anche in questa gara 3. Sì. E Cagliari ci ha creduto fino alla fine e l'ha portata a casa. E ormai non è nulla di nuovo, i ragazzi del Cagliari ci hanno abituato a tenere sempre i denti avvinghiati al collo avversario, e giustamente li denominiamo Pantere Nere, sono lì, non mollano mai, l'abbiamo ripetuto tantissime volte, forse più volte di quelle volte in cui abbiamo detto che questa stagione è la più competitiva di sempre. Sono quei luoghi comuni che si risentono, ma è la verità, esatto. Ragazzi, non è che se io, non so, dico 2 più 2 uguale 4 tutti i giorni, un giorno smetterà di essere così. No, sarà sempre così e questo team continuerà sempre a lottare. E adesso voglio che questa gara 4 vendano cara la pelle e ci ridiano la gara 5 che non abbiamo visto prima. Anche se l'abbiamo vista sotto forma di supplementare, ma che non abbiamo visto. Il prima è stato tosto perché siamo arrivati praticamente, non mi ricordo, 6 minuti, 7. Esatto. Vedremo se sarà ancora così, perché è sempre una gara 4 questa, è sempre una serie spettacolare. It's game time! È l'Italian Rocket Championship ad essere spettacolare quest'anno. Subito palla pericolosa. Alex 19. Alerano allontana, cercando Taz, anticipato da Wesley, ma attenzione a questa palla che Carca prova a trasformare per Taz, traversa, ma la costruzione era molto buona, attenzione anche quest'altro pass, con Sicherino che ha capito tutto, e poi Taz fermato da Wesley, ripartono il Cagliari, ma subito aggressione in Sport Empire. Che partenza che abbiamo visto! Abbiamo visto Taz pescare una palla che era in grandissima profondità, molto difficile da redirettare, quindi non lo biasimo. Ma Sicherino poi colpo di reni di pura prediction. Taz!
Il diavolo della Tasmania si scatena anche in questa gara 4. 1-0 Sport Empire. Ragazzi, arriva Taz. Il gol che non è riuscito a piazzare prima lo piazza adesso. Che passaggio però di Carca, che era praticamente rasente al soffitto, nonostante ciò è riuscito a girarsi di punta per mandare la palla di rimbalzo all'indietro. Che bella azione, 1-0. E rischiavamo di vedere il secondo. Pericolo, mi è venuto un brivido lungo la schiena dopo quel tocco di Alex. Carca allontana, ma c'è Sicherino. Palla che spiove, sta arrivando Wesley. Cerca lo specchio Wesley. E lui e queste occasioni non le può fallire. Quando il momento conta, Wesley risponde. E ragazzi, qua voglio sottolineare un pochino anche il gesto tecnico, perché colpendola di punta rischi di essere, diciamo, troppo vicino al pallone e di sparare alle stelle. Si è girato di lato per guadagnare quel mezzo metro, per trovare il tempismo giusto sul tiro, side flippando di lato per imprimere anche forza. Grande lettura della situazione da parte di Wesley e bellissimo tiro. 1-1. Adesso ripartono le due squadre di nuovo da risultato di parità. Carca, palla nel corner. Vince lo scontro con Wesley. Sicherino deve allontanare. Taz ad aggredirlo. Palla che rimane in mid con Wesley che manca il pallone. Veitato bene da Lerano che poi cerca lo specchio. Forse poteva anche costruire qualcosa con Taz. Carca. Palla che spiove, non trova il secondo tocco. Allora deve ripartire Wesley in una posizione scomoda. A Lerano la tocca poi Taz. Ancora Taz, verso il corner, si è sganciato Carca, solo traversa. Ancora però gli Sport Empire aggressivi. Che rischiosa la giocata di Taz, ha seguito veramente da vicino e sul primo tocco rischiava di buttarla via. Si è inventato un assist con un self-double che veramente non so da dove l'ha pescato, ma grande rischio, ma che bel passaggio. Attenzione, l'erano saltato Taz, deve recuperare in extremis. Poi la palla è di nuovo mid, ancora Taz a salvare la pelle ai suoi compagni. Wesley infatti lo demolisce. Palla che può diventare pericolosa però per gli Sport Empire, perché Alex non può arrivare su questa sfera. All'erano era Carca anticipato di un soffio. Di un'altra occasione pericolosa per gli Sport Empire, che davvero stanno mettendo in pressione costante il Cagliari Calcio. Veramente in grande ascesa la loro performance, molto meglio rispetto alle ultime uscite. E si vede che si stanno giocando punti pesanti, eh. È tutto un altro mood in campo. Palla dentro a Lerano, trova solo il save di Sicherino. Ma Taz cerca un pass dove però non c'è nessuno, i compagni non ci hanno creduto. Allora Wesley dall'altra parte prova a dare un po' di respiro a questi Cagliari Calcio che in questo momento stanno davvero soffrendo. Palla dentro per Taz, cerca l'angolino lontano, sotto il 7, ancora Taz, ancora il diavolo della Tasmania, ci prova lui a decidere questa serie. Top corner, beccato da Taz, che sfrutta l'indecisione fra Wesley e Sicherino. Statici nella rotazione, rimangono ognuno ai propri posti. E quindi Taz, appena vede dove è piazzato il difensore sulla linea di porta, decide di spararla dal lato completamente opposto, irraggiungibile, lì, in quell'angolo. Ed è 2-1. Adesso Lerano vuole allargare il vantaggio. Lerano! No! 3-1 in Sport Empire. E la piazza qui. È quel gol. È proprio quel gol. Contro l'errore di Wesley. Si era fidato anche Sicherino, che aveva avanzato, convintissimo del tocco del suo compagno. Alla fine quel whip è stato letale. Alerano era lì, pronto. 3-1 in Sport Empire. Questo gol pesa come un macigno su questa sfida. Adesso vediamo come provano a gestire l'ultimo minuto i Cagliari Calcio. Ovviamente dovranno esporsi, perché non possono perdere questa occasione. Sicherino a cercare Wesley, che è rimasto lì avanti. La palla però non entra, ci pensa Alex. La riapre Alex 19. La riapre Alex 19. 1:06 da giocare, ancora tutto aperto. La ripresa Alex restituisce con la stessa medesima moneta, un errore di difesa sulla back. Questa volta è Taz a pagare e Alex a rimettersi in carreggiata. Gol pesanti per lui questa sera ed è tutto ancora aperto. Ultimo minuto, tutto da godere. Ancora Alex 19 sul pallone, prova a superare Carca di slancio. Carca in qualche modo cerca un tocco difensivo, poi la recupera sul suo corner. Wesley si avventa ma Carca lo anticipa, supera anche Sicherino, li ha superati tutti Carca.
Sicherino allontana, riesce a superare con questo tocco all'erano, poi ci si intromette anche Wesley. La insegue Wesley, vince il 50, ma Carca può allontanare. Arriva Alex, indemoniato Sicherino, non trova il contatto col pallone. Era andato bene però, aggressivo, è giusto così. 27 secondi, Kaz sul pallone, a cercare all'erano. Non si trovano i due, allora lasciate il pallone per Carca. Sicherino lo sparacchia via, dove c'è Wesley, che controlla. Carca lo aggredisce, non gli lascia il tempo di pensare. Alex l'allarga, dove non c'è però nessuno. Alerano, Sicherino riesce a trovare la palla lunga per Wesley. 8 secondi, Wesley attacca dal corner, la palla dentro, non c'è nessuno per tirare. E allora Taz allontana, Carca la toglie dallo specchio, Alerano può chiuderla e così. Gli Sport Empire si portano a casa una vittoria importantissima. Ma che passaggio aveva fatto Wesley, che non ha trovato i compagni. Che finale, che finale. Che match, che serie, assalto respinto. Devono rientrare sulla corsia di destra i ragazzi del Cagliari. Sport Empire che tengono botta nel momento in cui serviva di più. Tirano fuori la performance cruciale e sono ancora lì a battagliare per questi playoff. Serviva la reazione in questo girone di ritorno che non avevamo ancora visto. Questa sera si sono fatti valere, compresi anche i giocatori del Cagliari, perché hanno tirato fuori una serie ovviamente sarebbe stata combattuta, ma alla fine gli Sport Empire hanno avuto ragione lì. Esattamente, gli Sport Empire che quindi adesso possono sorpassare No Fear, però punto importante anche per Cagliari che va a superare Replay Totem, quindi è ancora contenti a metà. È ancora a metà, sì, ancora un casino lì, tutti ammassati ad abbracciarsi, belli, distanziamento sociale che non si rispetta in classifica, ma va bene così, ci piace. Ci sono ancora 6 punti da giocarsi per tutte, ma questo ce lo diranno in Analyst Desk. Wow. Wow, sì. Sport... guarda solo te come si va a rishakerare tutta la classifica in No Fear, che con quelle stat là prima finiscono della terza... quarti, finiscono quarti la giornata. Sì. Cioè, io non lo so, è un lavoraccio, no, questo non riusciamo a prevedere una volta la classifica. Veramente. Cioè, l'unica cosa che prevediamo ogni volta è che siete in cima e Cybergun purtroppo in fondo, poi il resto ogni volta è un disastro completamente. Mamma mia, che roba. Sì, no, guarda, è una cosa veramente allucinante. Tra l'altro, giusto per correttezza, correggo Nick, perché ha dato un punto a Cagliari, ma in realtà il game è finito 3-1, quindi il punticino a Cagliari in questo caso non, esatto, non c'è. Esatto, mancano a 15. Esatto. Inter Sport Empire si porta a 20 e sassano No Fear alla quarta posizione, incredibile. Tra l'altro tolgono anche la matematica agli HG, e adesso il quarto posto a 20 punti. Tolgo la matematica da HG perché è a 19. Ho detto male, aspetta. Perché il quarto adesso sono No Fear a 19. Sì, hai ragione. No, non ancora 14... completamente. Non ancora completamente. Per un punto sono per ancora in lizza persino per la top 4. Sì. Pazzesco. Mia. Che finale di season questa. Meraviglioso. Quindi hanno trovato lucidità. Dicevamo, il match dove due parabole discendenti qua devono trovare il giro di chiave. Hanno trovato gli Sport Empire. Sì, ma devo dire che a livello di punti, ok, sono arrivati solo per gli Sports Empire, ma a livello di prestazioni mi hanno dato una buona risposta a entrambi i team. Ma oggi devo dire che bene o male tutti hanno lottato per quello che avevano da lottare, per il loro obiettivo. E questo ci fa capire ancora una volta che questo campionato fino all'ultima giornata non sarà per niente finito. Per niente. Perché anche adesso, cioè, se noi andiamo a vedere bene, a parte Exceed che sono matematicamente primi, Cybergun matematicamente ultimi, tutti gli altri di mezzo, dal secondo al settimo, o meglio, vabbè, possono giocare, stanno giocando per il quarto posto, per le quattro posizioni che ti fanno scegliere i playoff. È incredibile. Comunque, posso dire, mi ha fatto molto piacere le parole di Alex,
che comunque, sai, Nick prima diceva, ormai sembra banale dire che è la season più combattuta di sempre, però effettivamente anche parole di un veterano che è in IRS da tanto, si sono sempre piazzati in top 4, lui stesso l'ha detto, quest'anno si è rimasti spiazzati, il livello si è alzato tantissimo. E speriamo si alzerà sempre di più a questo punto. Bello però vedere come si coltiva questa Serie A, che season dopo season ci troviamo sempre a dire che è la season più combattuta di sempre. Io ho sempre detto, il mio motto e il mio modo di fare è il continuare a migliorarsi, sia il progetto, noi stessi e di conseguenza anche il livello dei giocatori. Ed effettivamente è quello che stiamo facendo e spero si stia notando. Laru, dunque, abbiamo visto tutti i match di questa sera. Vuoi aggiungere altro all'ultimo match che abbiamo appena visto o passiamo al recap di quello che è successo questa sera? No, preferirei magari li analizziamo poi insieme a Nick Arga giovedì nei pre-match. Sono comunque, ribadisco, soddisfatto della prestazione di entrambi i team. Mi serviva, volevo vedere una risposta da entrambi perché entrambi erano incalando. La risposta è arrivata, è positiva, sono ancora carichi e grintosi, ci credono e vogliono quella quarta posizione. E appunto anche Cagliari comunque sia, perdendo contro gli Sports Empire, ancora è in lizza in corsa per questa quarta posizione, quindi nessuno deve mollare di un centimetro. Andiamo quindi a rileggere quello che è successo questa sera nel Play Day 12 di questa Italian Rocket Championship. Exceed hanno aperto contro Reply Totem, vinto per 3-0. Poi secondo match abbiamo visto HG contro Cyberground Gaming, HG che la spunta per 3-0 ai danni di Cyberground. WBDU hanno battuto per 3-1 i No Fear Gaming e i Cagliari Calcio sono stati sopraffatti dagli Sport Empire per 3-1 nell'ultimo match che abbiamo appena finito di vedere. Detto questo, a te la classifica ora riconfigurata, Laro. Ok, quindi al primo posto sempre Exceed con 35 punti. Seconda posizione che invece cambia, troviamo WBDU Gaming a 21 punti. Terza posizione, eSports Empire, 20 punti. Subito dopo, quarta posizione, No Fear Gaming, 19 punti. Sono tutte un punto. Poi, quinta posizione e sesta, quindi quinta pari merito, a 15 punti, Reply Totem e Cagliari Calcio eSports. Settima posizione ancora HG eSports con 14 punti, quindi si riavvicina alle posizioni, diciamo, che contano di più. E poi ottavo posto per Cyberground Gaming a 5 punti. E quindi, detto questo, ringraziamo i nostri caster di serata, ovvero Kuma e Nick, per averci portato, averci commentato le partite che abbiamo visto questa sera. Ringrazio Laru per essere stato qui con me in Analyst Desk. Grazie anche a tutti i team per lo spettacolo incredibile che ci hanno regalato questa sera. Vi diamo appuntamento a giovedì, appena 2 giorni, per rivederci qui sempre alle 18:30, sempre con l'Italian Rocket Championship, sponsored by Air Action Vigorsol, con noi la Caster Squad, coloro che ogni volta vi portano Rocket League direttamente a casa vostra.